ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, siamo qui a riprenderci in mano Minecraft, perché era da un po' che non vi facevo un video su Minecraft e mi è sembrato d'obbligo farlo. Perché? Perché me l'avete chiesto e comunque sì, io volevo continuare con magari un altro tutorial come oggi. Cioè, io non sono un mago dei tutorial, sinceramente non sono bravissimo, posso aiutarvi magari a fare un tutorial per una bella casa, per creare qualcosa di innovativo, di figo, un'arena e posti segreti dove poterli costruire, come costruirli, come creare magari armature ultra potenti in confronto a quelle dei vostri avversari, che magari sono nello stesso modo incantate, però magari le vostre possono resistere di più, una spada più forte, un arco più forte. Ragazzi, io sinceramente so preparare bene le armature, so prepararmi bene per il combattimento e sinceramente chi gioca con me sa che io combatto su Minecraft, mi piace troppo picchiare la gente con le spade, con gli archi. Chi ha giocato con me quindi lo sa, e quindi vi posso preparare bene anche su questo punto. Quindi che cosa dire, ragazzi, vi adesso magari vi faccio un tutorial su come fare una trappola, una delle più semplici, e come creare un'armatura veramente cazzuta. Allora andiamo sul classico tutorial che io ovviamente vado, cioè dove ho ovviamente il mondo per creare qualsiasi puttanata, come può essere dal ponte mobile, dal ponte scomparsa, dalla trappola, come cazzo si chiama, dalla porta scorrevole. Andiamo sul classico tutorial, eccolo qui. Hanno messo un nuovo pacchetto, me lo compro poi, ragazzi, sinceramente me lo voglio comprare e poi me lo prenderò. Andiamo su modalità creativa, andiamo su relax e partiamo con carica. Vediamo un pochettino se riusciamo a fare subito il tutto. Sono già contento per questa texture, adesso la vediamo subito, cioè la vedrò subito e poi magari vi faccio anche un gameplay, vi faccio vedere cosa comprende tutte quelle puttanate dell'M7, che sarebbe Mass Effect, se non ricordo male. Cioè, non sono un appassionato di Mass Effect 3 o Mass Effect 2 o Mass Effect 1, ma sinceramente vedo che avere una texture su quel gioco mi piacerebbe tantissimo, quindi lo farò e lo prenderò. Allora, dobbiamo fare una trappola, ok. Allora ragazzi, per fare una trappola dobbiamo fare un percorso, come è tutto. Non so come voi fate le trappole. Allora, togliamoci sempre il primo menu. Allora, prepariamoci anche questo, perché questo. Allora, dobbiamo prepararci un tavolo degli incantesimi. Libreria, tavolo degli incantesimi. Poi per fare la trappola dobbiamo crearci un secchio di lava, una piastra a pressione, delle torce a pietra rossa, della pietra rossa e del ripetitore a pietra rossa. Quindi cosa dire, ragazzi, facciamo subito. Allora, che dire, prendiamoci dei cubetti normali di pietra, lo piazzate qui il cubetto di pietra, mettete una piastra a pressione, poi dopodiché qui mettete un po' di pietra rossa, qui la stessa cosa, mettete un po' di pietra rossa, lasciate uno spazio, mettete una torcia a pietra rossa, mettete una torcia a pietra rossa anche qui, fate uno spazio, che è qui, fate conto ad esempio così, io ve le sto facendo vedere alcune. Cosa ci manca, ragazzi, rimettiamo allora, pietra rossa, ok, sì, pistone appiccicoso, pietra. Cazzo, ok, così ragazzi, bello. Si sta avvicinando l'inverno, mettiamo una così, una così qui, giusto? Sì, poi un'altra qui, dovete farla così, capito ragazzi, alternata. Io ve la sto facendo vedere in un piccolo circuito ovviamente, ma voi potrete farlo a circuiti grossi come cacchio volete, raga, perché veramente è una trappola efficace. Più che altro mi piacerebbe molto di più farla ancora più bella, magari. No, ho sbagliato, scusate, togliamo queste torce, ok, dovete mettere pietra rossa ora, così e così, perfetto. Questo è il primo circuito, poi dall'altra parte fate la stessa identica cosa. Ovviamente, ragazzi, togliete questa cazzo di legno, che sì, il legno che ovviamente ho fatto solo io, non voi. Piazzate anche qui la pietra rossa, vedete? Ed ecco fatto. Allora, cosa succede, ragazzi? Che quando voi mettete il piedino su questo circuito, magari, che ne so, ragazzi, fate una porta. Aprite la porta, qui mettete un altro pistone, qui si apre la porta e qui cosa succede? Si apre questo.
quindi adesso spacchiamo questi cosi. Ovviamente per fare la trappola cosa dovrete fare, ragazzi? Scavare più a fondo. Fare così. Scavate più a fondo. Oppla. Vedete? Adesso io ve lo faccio vedere in piccolino, raga, perché poi voi ovviamente potete farlo lungo quanto volete, però io vi consiglio sempre di farlo con un percorso piccolo. Vi chiederete il perché. Perché purtroppo su Minecraft, su questo Minecraft per PC, le distanze dei micro, cioè dei microfoni, dei i ripetitori a pietra rossa sono molto, diciamo, non scattano dopo tanto. Cioè, se voi ad esempio ritardate tantissimo, così ragazzi, come vi sto ritardando io, qui guardate, se io lo ritardo di questo tanto, guardate dopo quanto parte, guardate. Aspettate un attimo, dovete vederlo da qui, raga. Adesso vi faccio vedere, ragazzi. Voi ad esempio fate la trappola, entrate così. Bello, bello. Che lag del cazzo, ragazzi. Incredibile. Allora, fate conto, ragazzi, voi entrate qui. Dovete essere, cioè, vedete, il ripetitore non è una grande cosa. Beh, io lo, e pensate, ragazzi, che io l'ho ritardato al massimo. Io al massimo l'ho ritardato. Ovviamente, come potete, per cosa potrete utilizzarlo questo? Magari davanti. Bello. Faccio vedere la velocità. Uno, cioè un secondo più o meno, ragazzi. Quindi il tipo dovrebbe essere di fretta, fare così. Opla. O sta correndo, se non corre dovete sperare che lui cada nella lava. Io ve lo dico perché è una trappola molto semplice. Magari cosa potete fare? Bello. Cosa potete fare per ornamentare questo? Magari prendete e fate... E fuori dal cazzo! Ah, mi rompi anche il cazzo! Ah, mi rompi anche il cazzo! Scusate, ragazzi. Diamo una bella batosta. Fuori dai coglioni! Come al solito, ragazzi, gli animali mi rompono il cazzo in questo gioco, non so perché, mi vogliono male quando faccio un video, sembra peggio di qualsiasi di quel cazzo di maiale che c'era l'altra volta, ragazzi. Fottuto lupo del cazzo. Allora, per esempio, ragazzi, potete fare un campo di grano per non far vedere che c'è la trappola. E che ne so, io l'ho visto da un altro mio amico, lui ha fatto un campo di grano e poi alla fine dei campi di grano ha messo una specie di grotta, cioè una caverna che scendeva la classica scalinata, ragazzi. Scendete così, così, vedete? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E scendeva così, ragazzi. Ha fatto una grotta del genere, chi andava cadeva nella lava, ovviamente per chi non conosceva il trucchetto. E questa è una delle trappole più semplici, ragazzi. Alla fine, una delle più semplici, magari qui ci mettete i campi coltivati, così non vi toccano la trappola. Infine, visto che questa è una delle trappole più semplici che esiste su Minecraft, io sinceramente non ne conosco di più complesse perché non sono un cranio su Minecraft, io so costruire delle case perché mi diverto tantissimo a costruire delle case. Posso farvi vedere un attimo come si incantano, come si incantano le armature veramente efficaci contro gli avversari, contro i mostri soprattutto. Allora, io diciamo che la costruiamo qui, ragazzi. 1, 2, 3, ok, 5, perfetto. Qui dovrebbe essere perfetto, ovviamente io lo costruisco dove ci sono queste fottute alghette, no, alghette, cespugli della minchia. Mettete il coso qui, mettete il libro qui e li fate magari in un secondo strato per farlo ornamentale, perché dovrebbe essere già il livello massimo, perché è il livello 30. Come costruire le armature, ragazzi? Prendete, vi fate una fila di caschetti e cominciate a potenziare, guardate, 30. Ovviamente io, 2 secondi, ragazzi, perché son pieno di roba. Buttiamoci tutto, raga. Buttiamoci veramente tutto. Ok. Allora, vediamo che queste armature del cazzo. Mettiamole qui. 1, 2. Queste ovviamente sono le armature che mi hanno dato in dotazione col tutorial, che sono una merdata. Allora, cosa succede? Allora, come vi ho detto, mettete una fila di elmetti, così. Prendete, incominciate a potenziarli. 1. Protezione di esplosioni non va bene. 2. Protezione 3 potrebbe andare meglio, ma forse potremmo trovare anche, potrebbe andare peggio, ma potremmo trovarla anche da 4. Protezione dei proiettili non serve un cazzo. Non serve un cazzo. Protezione dei proiettili. Protezione 4. Questa è un ottimo elmetto, ad esempio, ragazzi.
e quindi ve lo mettete. Adesso hanno tolto anche il bug dei quadretti, che adesso non mi ricordo, dei quadri di espositori, per ad esempio per indicare le armi. Voi lo mettevate qui, mettevate l'elmetto, lo spaccavate e usciva un altro elmetto. Ovviamente adesso hanno tolto questo bug, quindi potete avere solo un elmetto e poi dovete ricostruirlo a vostro piacimento. Quindi l'elmetto è fatto, ragazzi. Come potete vedere, il mio elmetto è protezione 4, finita con l'acqua 1 e respirazione 3, quindi è ottimo come elmetto. Dopodiché fate una fila di corsaletti. Corsaletti, ovviamente, il più classico, io vi consiglio di tenere il più classico, che è quello a protezione 4, cioè questo. Questo è il più forte ed è il migliore, a mio parere, ragazzi. Vi difende un casino. Dopodiché andiamo sui gambali. Gambali, primo, protezione 3, non va bene, perché al massimo potrebbe essere protezione 4. Quindi appena lo trovate a protezione 4, prendetevelo subito. Protezione 4 di proiettili non serve un cazzo. Protezione 3 non serve un cazzo. Protezione 3 non serve un cazzo. Eccolo qui, perfetto, ragazzi. E questo è protezione 4, e vi mettete questo. Io vi sfido, ragazzi, a giocare con un'armatura come ho fatto ora. Questa armatura qui è a perdere. Vi sfido a perdere, ragazzi. Potete sfidare qualsiasi altra armatura che vi spaccherete il culo. Fidatevi di me. Cauta della piuma 4, protezione dal fuoco non serve un cazzo. Vi serve qui, se non sbaglio, trovate o protezione 3 o protezione 4. Comunque sia, sempre buona protezione. Protezione dal fuoco che non serve un cazzo. Protezione 3 non serve un cazzo. Ah, vabbè, sì, potrebbe servire, ma possiamo trovarli migliori anche con, cauta della piuma. Eccolo qui, ragazzi. Questi stivaletti vanno più che bene. E l'armatura ce l'avete, raga. Veramente una bestia di armatura. Dopodiché passiamo alle armi, che forse sono le cose più interessanti. Io vi, ragazzi, vi dico principalmente set da combattimento, non serve un cazzo, no? Ragazzi, non guardatevi solo l'aspetto di fuoco, ma vi serve, oltre all'aspetto di fuoco, anche la percossa, perché è la cosa più utile. Vedete, percossa 4, atterramento 2. Vi servirebbe percossa 4, atterramento 2 e aspetto di fuoco, così spaccate il culo a tutti, ragazzi. Con l'aspetto di fuoco è utilissimo, però vi serve anche la percossa. A me è capitato una volta di beccarmi l'aspetto di fuoco con la percossa 5, ragazzi. Veramente una bestia di spada. Toglieva tantissimo al primo colpo. Non ho mai capito a cosa serve il flagello degli antropodi. Comunque sia, se voi lo sapete cosa serve il flagello degli antropodi, scrivetemelo giù nei commenti, perché sarei curioso di sapere cosa serve. Vedete, non mi serve un caso perché non so che cosa sia. Non c'è. Vabbè, è un casino, ragazzi. Trovare quella spada che vi ho indicato io è veramente difficile. Anche questa è un'ottima spada, però magari per combattere non è il massimo. Quindi mettetevele tutte qui, cancellate. Andate col secondo set di spade, sperando che questo sia più fortunato. Per questa 4, fanculo. E per fanculo anche questa. Fanculo a 14° livello. Fanculo, non serve a niente. Non serve a niente. Che palle, ragazzi, è difficilissimo trovare le spade buone. È veramente tosta. Non serve un cazzo. Che palle. Non volevo farvi durare troppo questa merdata di ricerca di, la ricerca di queste cazzate. Andiamo col terzo, dai. Ma va a cagare, spade d'oro. Vabbè, è la stessa cosa, ragazzi. Io la po... Ma va a cagare. No. No. Allora, non troviamo una di aspetto di fuoco a percorsa 4. Oh, ragazzi, questa è una signora spada, come potete vedere. Tutte le altre sono da buttare. Perfetto, buttiamole. Questa è l'unica spada decente. Vedete, ragazzi, questa è una bestia di spada. Allora, guardate, atterramento 2, percorsa 4, saccheggio 3 e aspetto di fuoco 2. È un'ottima spada questa. Dopodiché passiamo all'arco, che è una delle cose più semplici, invece, a mio parere. Togliamoci la spada. Ok, allora partiamo con l'arco. No, dovete sempre cercarlo col fuoco, con potenza buona. Dovete trovare sempre con potenza 4, perché la trovate sicuro. Potenza 4, infinito 1, e dobbiamo cercare col fuoco però. Potenza 3, potenza 4. Ecco qui, questo è perfetto, ragazzi. Questo è buonissimo, fiamma 1 e potenza 4. E questo potrebbe essere un ottimo set di combattimento per voi, ragazzi. Vi fidatevi di me, queste cazzo di cose che ho adesso spaccano il culo a chiunque. Guardate, un colpo, lasciate così e vi cuoce anche la... Ovviamente la telecamera mi crasha.
per mia fortuna ho finito il video, sono riuscito a farvi vedere tutta l'armatura, tutta l'armatura, le spade, l'arco, che ovviamente devono essere potenziati con quel genere di cosa. E rielenchiamoli prima di chiudere il video. Volevo farvi vedere, allora, prima di tutto l'elmetto, vi ho detto. L'elmetto è protezione 4, è affinità con l'acqua 1, respirazione 3. L'importante è che l'elmetto sia protezione 4. Il costaletto deve essere sempre protezione 4, cioè il torso del personaggio. La protezione dei gambali, i gambali devono essere protezione 4. I piedini, gli stivali di diamante devono essere protezione 3 e con caduta della piuma 4. E poi le spade devono essere percossa 4 con aspetto di fuoco 2. Sempre, ricordatevi sempre ragazzi questi punti: percossa 4 e aspetto di fuoco, perché sono, minchia ragazzi, ma di tutto e di più mi capita, perché sono le cose fondamentali per spaccare il culo agli altri. E ovviamente l'arco con protezione 4 e fiamma 1, che anche questo non, cioè, sarà sempre utile in qualsiasi avvenenza nel caso dovrete scontrarvi con altre persone. Quindi ragazzi, che cosa posso dirvi? Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile questo tutorial su tutorial, come cazzo si chiama, sulla trappola e sull'armatura, di come costruirla, come farla al meglio per spaccare il culo agli altri. Ovviamente ve lo dice un combattente su Minecraft. Quindi che dire, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video, il mio lavoro come sempre. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.